La fobia sociale è un disturbo alquanto diffuso tra la popolazione. Le situazioni più temute da chi soffre di ansia sociale sono generalmente quelle che implicano la necessità di dover fare qualcosa davanti ad altre persone. Supponiamo ad esempio che tu stia lavorando ad un progetto di gruppo con i tuoi compagni di classe, i quali sembrano tutti molto sicuri di loro stessi e delle proprie idee riguardo al lavoro che state facendo. Tu però noti che c'è qualcosa di seriamente sbagliato nelle loro conclusioni e che dovresti apportare alcune modifiche al progetto per far sì che sia completato correttamente. Vorresti condividere la tua opinione, ma temi che i tuoi compagni di gruppo non approvino le tue proposte e che se la prendano con te, magari prendendoti in giro per le tue idee alquanto diverse dalle loro. Decidi quindi di fare silenzio. Il progetto viene completato e consegnato all'insegnante, la quale, dopo aver valutato, dà a tutti un voto negativo. Questa è una situazione abbastanza comune fra le persone che soffrono di ansia sociale. Capita di avere una grande idea, ad esempio, ma la paura del giudizio negativo degli altri li frena dal condividere le loro opinioni. Il problema, in molti casi, è l'ossessione dell'immaginare cosa possa andare male negli aspetti più negativi di ciò che potrebbe accadere. Per meglio capire il perché molte persone lottino con queste insicurezze, dobbiamo parlare delle distorsioni cognitive, ovvero semplici espedienti che la nostra mente utilizza per distorcere la realtà e convincerci che una cosa apparentemente non vera sia assolutamente reale. Questo meccanismo alimenta il pensiero e le emozioni negative quando diventa pervasivo e innesca nella persona pensieri irrazionali difficili da gestire. In un primo momento, quello di cui ci convinciamo sembra essere razionale e appropriato alla situazione in cui ci troviamo, ma nella realtà dei fatti, questo continua solo a farci sentire male con noi stessi. Facciamo un esempio. Sei ad una conferenza di lavoro e stai presentando un determinato soggetto ai tuoi colleghi, quando fra le persone presenti senti qualcuno ridere. La prima cosa che pensi è che quella persona stia ridendo di te, magari per qualche errore da te fatto, quando la realtà è che per quello che ne sai la persona in questione potrebbe semplicemente aver ricevuto un messaggio divertente da un amico, o che qualcosa che tu ignori e che non ha nulla a che fare con la tua presentazione sia successo in aula che abbia causato il tuo collega di ridere. Il tuo cervello automaticamente pensa il peggio, e questo ti causa imbarazzo, vergogna e tristezza. Ogni persona interpreta il mondo in modo diverso e secondo la propria prospettiva. Di solito, questo modo che abbiamo di elaborare ciò che ci circonda si forma in giovane età e viene portato avanti per tutta la vita. Può succedere che a seguito di una brutta esperienza, una delusione, la nostra mente possa costruirsi delle credenze errate. Ad esempio, ci si può convincere che ogni volta che le persone ridono è perché si prendono gioco di noi. Quando una distorsione cognitiva prende eccessivamente il sopravvento, non siamo più in grado di distinguere quando un evento accade realmente o quando è solo frutto della nostra immaginazione. Se ti rivedi in ciò che ho appena descritto, ora condividerò 4 strategie che possono essere usate per aiutarti a superare queste insicurezze e fregartene di ciò che pensano gli altri. 1. Chiediti cos'è realmente il peggio che possa accadere. Molto spesso, quando una persona con ansia sociale si trova in situazioni come quella esposta nell'esempio precedente, invece che prendersi il proprio tempo ed organizzare in modo razionale i propri pensieri, viene travolta dalle emozioni negative come paura e vergogna che le impediscono di prendere la decisione più sensata. Quando il nostro cervello ha paura di qualcosa, istintivamente cercherà sempre la via d'uscita più sicura, che nella maggior parte dei casi è quella di evitare qualsiasi tipo di confronto. Se devi ad esempio parlare in pubblico, il tuo cervello ti dirà di non farlo. Se vuoi approcciare una bella ragazza, il tuo cervello ti convincerà che forse stai meglio da solo e che non vale la pena rischiare un rifiuto da parte sua. Ma è questa la realtà? Chiediti veramente cos'è il peggio che ti possa succedere. Ti renderai conto che fare un errore durante un discorso non è la fine del mondo, puoi correggerti e continuare. Venire rifiutato da una ragazza certamente non è la fine del mondo, capita a tutti, anche alle persone più sicure di loro stesse. Credi che ne facciano un dramma? Il tuo cervello è programmato per proteggerti, ma spesso questo senso di protezione ti porta a fare gravi errori. La prossima volta che ti trovi in una situazione simile, chiediti veramente cos'è il peggio che possa accadere e realizzerai che a meno che tu non voglia scalare il Monte Everest in costume da bagno, molto probabilmente non sarà qualcosa di irrimediabile. Non vuoi arrivare a 90 anni ricoperto di rimpianti per cose non fatte per via delle tue paure. 2. Rovescia la situazione. Quando si trovano in situazioni sociali, molte persone tendono a credere che tutti i presenti pensino a loro, che l'attenzione degli altri sia sempre su di loro.
Se ad esempio durante una cena di gruppo si sporcano la camicia col cibo, penseranno automaticamente che tutti gli occhi siano su di loro e che tutti siano pronti a criticarli in questa situazione ritenuta imbarazzante. Questo stato mentale dove le persone si sentono al centro dell'attenzione anche quando non lo sono è chiamato pubblico immaginario, un comportamento in cui pensano esista un gruppo di seguaci che osservano e giudicano costantemente ogni loro mossa. La realtà è che anche le persone che appaiono più sicure di loro stesse, persone che ammiriamo, in fondo sono umani come noi, hanno le loro paure e le loro insicurezze, e anche loro hanno il timore che queste paure ed insicurezze vengano notate dagli altri. La prossima volta che ti trovi in una simile situazione di imbarazzo, cerca di rovesciare la situazione. Se ad esempio vedi qualcun altro accidentalmente sporcarsi la camicia di cibo, penseresti male di lui? Penseresti sia stupido e cercheresti di metterlo in imbarazzo? O capiresti che un semplice incidente del genere può capitare a tutti? A meno che tu non abbia 3 anni o la sensibilità di un carciofo, la risposta sarà probabilmente che un piccolo incidente può capitare a chiunque, nessuna ragione per esserne imbarazzato. Quindi, quando lo stesso capita a te, perché mai dovresti farne un dramma? 3. Rispondere agli insulti. Supponiamo che nel tuo tempo libero ami scrivere e col passare del tempo sei diventato veramente bravo, hai scritto 2 libri ma non hai mai avuto il coraggio di pubblicarli per paura di ricevere critiche sul tuo lavoro. Un giorno finalmente ti decidi a fare il grande passo e pubblichi i tuoi libri. Le recensioni iniziano ad arrivare, la maggior parte positive, fino a quando non arriva l'inevitabile recensione negativa in cui un lettore ti scrive che tu non hai nessun talento e che il tuo libro è una gran perdita di tempo. La realtà è che spesso le persone tendono ad attaccare altre persone in questo modo quando si sentono a loro volta attaccate o comunque tirate in ballo. E questo capita molto frequentemente online, data la facilità nel rimanere anonimi e nascondersi dietro un nickname. Quando qualcuno ti attacca su qualcosa per cui ha lavorato duro, è importante capire che è più un problema suo che un problema tuo. Ad esempio, in molti dei miei video sottolineo quanto sia importante aver voglia di lavorare duro, oltre che in modo intelligente per avere successo, e di smetterla di lamentarsi e piangersi addosso, dato che non ci porterà nessun giovamento. Questo è probabilmente il messaggio principale che esce da questo canale. Inevitabilmente, fra tanti commenti positivi, so già che arriverà il campione di turno a rimarcare quanto questo non sia vero, quanto il nostro destino sia deciso alla nascita da astri e leprecorni vari, e a diventare 1000 scuse sentite e risentite per giustificare i propri fallimenti. È ovvio che chi non ha voglia di far nulla e preferisce passare il tempo libero sul divano a guardare la televisione e a lamentarsi del governo, del proprio capo e della presunta mancanza di tempo, si sentirà in qualche modo tirato in ballo e si offenderà perché gli sto portando via le scuse su cui da sempre ha fatto affidamento. Si sentirà quindi in dovere di difendersi, e come? Insultando. Ogni volta che esci dalla tua zona di comfort andrai incontro a critiche da parte di persone a cui non piaci. È inutile perdere tempo per cercare di piacere a tutti, accettalo e vai avanti. Attenzione però, non sto parlando di coloro che fanno critiche costruttive, quello è tutto un altro discorso. Le critiche costruttive sono generalmente intelligenti e sempre benvenute perché proprio queste ci aiutano a migliorare. Se non siamo disposti ad ascoltare, non necessariamente implementare, ma certamente ascoltare critiche costruttive, allora quelli nel torto siamo noi. Cerca sempre di valutare al meglio il tipo di critica che stai ricevendo, accetta le critiche costruttive e ignora i perditempo. 4. Conosci te stesso. Una delle ragioni principali per cui passiamo così tanto tempo a pensare a ciò che gli altri pensano di noi è che crediamo che la nostra felicità dipenda dalle relazioni con gli altri, amici e colleghi ad esempio. La realtà è che prima di pensare alle nostre relazioni con gli altri dovremmo pensare alla relazione che abbiamo con noi stessi. Anche coloro con decine di amici possono essere persone insicure e avere ansia sociale, dato che hanno lasciato le persone intorno a loro definire la propria personalità. Magari hai passato tutta la vita circondato da familiari e amici cari e non hai mai sviluppato quella sicurezza in te stesso che ti consenta di fregarsene di ciò che gli altri pensano di te. Prenditi del tempo per capire chi sei come individuo e cerca di capire quali sono i tuoi sogni, non lasciare che questi siano influenzati dagli altri. Invece che lasciare che le tue relazioni definiscano chi sei, lascia che sia chi tu sei realmente a definire con chi passi il tuo tempo e con chi ti relazioni. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza a riguardo. Se vuoi vedere altri video come questi in futuro e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata!